abbiamo fatto una squadra per portare un progetto mirato per Francavilla. Allora vi chiedo di darci forza per avere questo cambiamento. La sua è una coalizione civica, tre liste puramente civiche, come mai questa scelta? Questa scelta perché il dato di fatto sta proprio negli 8 candidati sindaci. Questa è un fallimento della politica che ha portato appunto ad avere 8 candidati sindaco e ovviamente a far fare questa scelta anche personale civica, di persone radicate nel territorio. Quasi tutte alle prime esperienza. Il nostro obiettivo è quello appunto di avere una di portare Francavilla ai vecchi splendori, quindi abbiamo una visione totalmente diversa, da quella degli ultimi 30 anni. 5 punti salienti del suo programma elettorale, della sua campagna elettorale. Ne prendiamo uno, ma non perché sia forse il più importante o il meno importante, perché difficilmente si vede. È la parola sport. Esatto, sì. Lo sport per noi è fondamentale. Ci puntiamo molto perché ciò significa coinvolgere i giovani. I giovani sono il nostro futuro. Grazie allo sport si coinvolgono i giovani che riescono a concentrarsi su questa attività e quindi non si diramano su altre attività pericolose, chiamiamole così. Noi abbiamo l'obiettivo di portare e realizzare la cittadella dello sport. Questo è il nostro primo obiettivo, cioè abbiamo Valle Anzuca dove c'è lo stadio, ci sono tutte le attività sportive. Noi vogliamo concentrare tutto in quella zona, facendo la cittadella dello sport e collegandola al turismo.